Quando produco inizio sempre dalla melodia, poi con la melodia, la batteria e poi così via, bassi, eccetera, eccetera. Allora, vuoi fare una cosa dark? Dopo la melodia, la batteria. Sta base come sigla ci sta, bella, capito? Dark Roma, Roma Dark. Banane volete? Ma le cartine, eh? Qua siamo nel fottuto, non si può dire. Però chi lo sa, lo sa. Per tutti gli altri stronzi che non lo sanno, lo saprete presto. Questo è un posto segreto, 777 Entertainment. Sono la vostra sitcom preferita. Mi seguite ogni giorno 24 ore su 24, come tua nonna con un posto al sole, come tua nonna con avanti un altro. Come tuo zio con Striscia la tua notizia, come tuo fratello con le Iene, mi seguite ovunque e dappertutto, la mia faccia in TV, canale 5, stupida bitch. Dai, famosissimi capelli, lo del momento. La sghera. Ostiense, San Paolo, Roma Sud. Io vivo qua, cioè al momento vivo qua, a casa del mio grande amore. Mia madre abita a Trastevere, però io sono cresciuto sempre qua in queste zone, erroneamente, dai tanti che pensano che sono cresciuto a Rione Monte. Noi parliamo semplicemente di quello che sappiamo, quello che è la nostra vita. Non promuovo un cazzo, dipingo soltanto un ritratto. Io sono per la liberalizzazione della cannabis, l'erba non è una droga. L'ha messa Dio in terra. DPG Tripodette, siamo indipendenti. Non ho nessun cazzo di manager, mi sveglio la mattina e faccio come cazzo mi pare. Buongiorno. Let's get it. Buongiorno. Come stai? Vado bene. Bene. Non mi faccio i capelli quando mi sveglio la mattina, non ho i poteri. Facciamola! Regà, la parola di oggi è babbuino, babbuino way. Non si sciappa più a bere il corso, adesso è solo via del babbuino. E infatti è babbuino way. E lo sai che c'è? Fanculo Fendi. Adesso ve l'ho detto, da oggi in poi il mio cognome è Gucci, non è più Fendi, è Tony Gucci. Quanto accoppare questo stronzo? Come sto lontano? La scelta di fare le cose in maniera indipendente e portarle avanti anche in maniera indipendente ha un suo costo anche fisico, soprattutto per esempio Wayne si occupa di qualunque cosa, passa da dover organizzare un live a fare la contabilità. Young Wayne Schifano. Questa merda, ma soprattutto sergente. Non prendo il caso di questo. That way, smoke way, every day, fanculo tutti gli altri. Erba libera, subito, in tutta Italia, in tutto il mondo. Un pezzettino da mangiare fa sempre bene.
Da way. Basta way. Siamo sempre in business, Gucci. Oggi non ho la cinta, regà, la mia Gucci che mi tiene sicuro. Stiamo andando al commercialista e dobbiamo chiudere il trimestre. Dobbiamo andare a vedere un po' di cazzi. Fa un culo fare solo quelle rime. Anche se dicono non facciamo le rime. Poi faccio le rime e facciamo le view. Quindi bella per le rime. Dar Polo non è solo, non è quello solo quello che si vede. Dar Polo è 4 mixtape in un anno. Non ho mai visto nessuno fare così tanta roba in Italia. Dar Polo è 20 video su YouTube in un anno. Dar Polo è cultura. Dar Polo è Roma. Dar Polo è essere un qualcosa che fa generazione, che fa storia, rimane nelle persone, non è soltanto una fottuta canzone. In questo momento adesso possiamo essere maestri di queste persone e questo serve ai ragazzi oggi, serve comunque un po' di speranza, no? Un po' di ispirazione, un po' di vedere, no? Essere curiosi. Noi ci siamo creati un nostro film, una nostra serie televisiva e quindi ci stiamo dentro e stiamo nella nostra vita. E quindi basta, è solo questo, energia, la vita è energia, regà, non è quello che fai, come lo fai, se lo fai bene, è energia, se è energia positiva, è tutto positivo, e tutto va bene. Se sei negativo, tutto ti tornerà negativo, purtroppo devi credere nel karma, nelle cose. Noi siamo persone positive. Oggi, cioè, se hai un buon suono, fresco, nuovo, sei un bel background, c'è cioè stile, stai facendo la merda giusta, parli la stessa lingua con uno spagnolo, con un francese, con un inglese, perché è swag, è Fendi in tutto il mondo, Gucci è Gucci in tutto il mondo e per tutti rappresenta la stessa cosa. No, ma infatti un sacco di gente dice la Dark senza le basi tua. Tipo, cioè, sono le basi tue la cosa figa, non loro, ma però invece secondo me è là dove si sbagliano, perché le basi mie sono fighe proprio per quello, perché loro rappano in un modo sulle mie produzioni che fanno sì che le produzioni piacciono ancora di più, capito? C'hanno un mood che va totalmente tipo perfetto. Sai con che sto in fissa? Con la musica tipo tetra, tipo medievale, tipo mega horror. Io penso che l'unico segreto che ho nelle produzioni sia questa cosa a me, capito? Vedi che la vivo. Questa cosa di Instagram è tutto. Basta che segui, scrivi una cosa, metti 2 like, gli mandi un link del video che hai fatto. Quello poi vede magari che ti c'hai tutti i views, fa ammazza, esplodi qua, famo qualcosa così se connettiamo. No, che cazzo ne so, nel senso siamo sempre stati tipi appariscenti, non è che mo che col rap allora siamo fighi. Non so come dite, ho sempre potuto scopare la tua troia. Comunque sì, tra 5 anni vivo con un sacco di soldi, quello è l'importante. Non lo so, io il food è proprio una cosa che non ci penso, non la conosco. Perché non mi fai una di queste? No, io sto però. La Rosa Gang. Vai. Sì. Dai. Me la fai? Qua? Vai. Pussy Gang. Sono Pussy una Pussy Gang. Pussy tatuaggi. Gang. Ma poi qua c'è, siamo nella Pussy House. Ho sempre avuto un problema coi sentimenti, sono sempre stato molto freddo, non mi fido di nessuno, ma Loris Gentile mi ha insegnato ad amare e a credere in cose più belle. Riposa in pace Loris, mi sto tatuando questa rosa per lui. Il rione dei Monti è il rione più bello della città più bella del mondo e io sono il principe di Rione Monti, quindi diciamo che sono il principe del mondo, no? Adesso vi faccio vedere un po' un dorione.
Se non sbaglio, questo è Vicolo del Pozzuolo, anche se sanno in pochi che si chiama così, perché lo conoscono tutti come Ervicolo dei Totti. Sistematicamente a Rione Monti ci sta questa lotta terribile tra laziali e romanisti, come penso in altri quartieri, in altri rioni. Ogni mese sistematicamente devono rifare il chiappo. Sai che è fresco, vedi? È fresco ancora, non appena rifatto. Io, essendo per metà americano e tutto quanto, proprio sono non fiero, mi sento proprio benedetto ad essere romano. Questi sono i tre scalini, enoteca storica di Rione Monti. E qua ci veniva sempre mio padre, infatti ci sta la foto di mio padre accanto a Monicelli, che è il regista storico di Rione Monti. E penso parlavano sempre di fare un film insieme, poi alla fine non l'hanno mai fatto, ma mi sono preso la sceneggiatura, forse un giorno vorrà realizzarlo io. L'altro giorno ho trovato questo servizio Rai 2, sta mio padre che parla tipo della new wave underground che arriva a spopolare. In quel momento era una rivoluzione, oggi è normale, però mi ha fatto ridere perché noi diciamo sempre new wave e tutto quanto, e loro già lo facevano negli anni 80, quindi insomma la storia si ripete. Tipo lui stava nell'altra stanza, io venivo, bussavo, cioè, oh papà, senti, c'è stata la base, senti un po'. E lui la sentiva, diceva, ah, ammazza, è figo questo. Poi in realtà, se lo vado a riascoltare adesso, è orrendo. Sono cresciuto in America, no? Tipo, da bambino lui mi faceva ascoltare Ice Cube, N.W.A., così via. Comunque ognuno di questi rapper comunque ti insegnano qualcosa, comunque raccontano qualcosa, è cultura, capito? Regà, questo calcolo è uno dei piscali con più swag in Italia. Digli quanti anni hai? 13. No, diglielo. 13 anni. 13, triplo 7 per tutta la vita. Regà, io a 13 anni per cucciuto non avevo manco un North Face. Moncler per Off-White, ma non ce ne frega un cazzo, lo sai. Fast and Furious con i fratellini, con il fratello Wad. Prince. Merda vera. Prince Wad. Prince. Sai di chi parla? Con quello che parla di razzismo. Mio fratello, da quando sparco due ci si lavavamo le mutande, quindi fanculo. Digli da quanto ci conosciamo. Ma pensavo andavamo un cazzo. Da quando qualcuno Da quando andavamo un nino me lo vorrei. Ci scambiavamo vestiti rubati ai pariolini per sue gare. Ehi. Hey, hey, Justin Bieber way, yeah. Hey, 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 sick, hey. Look, sick, look. La mia faccia sopra un magazine. Hey. Adesso la tua troia mi conosce bene. La mando a casa senza fare niente. Mi piacciono tutte ma amo solo lei. La mia faccia sopra un magazine. Adesso la tua troia mi conosce bene. Cosa? La mando a casa senza fare niente. Niente, a noi ogni tanto ci piace cambiare il gioco del rap così. Da un giorno all'altro noi decidiamo che tutto quello che fanno gli altri fa schifo al cazzo e noi lo facciamo meglio. Mi dispiace. Ci piace rivoluzionare le case, capito? Ma bro, è una bellissima giornata, io sono vestito come Satana, ecco perché stai infortato. È per questo, bro. Che sugo. Stiamo sul set di Caramelle. Stiamo sul set, in questa villa. Guarda che villa, bro. Dove cazzo stiamo? Ma chi ci abitava qua? Mussolini? E il tres della Dark ve impiccamo a testa in giù come Mussolini. Sapete che qua? Io sto più su quell'Oliver. Io sto su. Woohoo! Perché questi sono i Volpini Gang, bro. Questa è la nostra family, bro. Se entri nella Dark, sì, questi ormai sono forever. Guarda quanto sei bufo al confronto.
non tu in persona, ma tu che stai guardando. Non è vero, sei bravo, sei carino. Ma tu che stai guardando e odiando, Dami! Guarda quanto cazzo sei bufo al confronto. Un bufus, cos'è? Un bufus, frate. Lascia perdere. Quando è freddo la pelliccia rosa. Vi siamo delle rosse. Ti sembra una donna. La guardia non vede l'ora. La faccio spogliare e poi ritorno in strada. Sono una piccola canaglia. Sai che siamo la mafia. Quattro piedi, Jimmy Choo. Guarci grosse, Pikachu. Ma comunque è tutto quello che non siamo noi. Grazie a tutti, grazie a mamma, grazie alla mia tata, grazie a mio padre, grazie a mia nonna e soprattutto grazie a Tony F. Per quello che sei, perché ci sorprendi sempre di te stesso. Tanti bacini a Tony F, gang. Grande Tony, grandissimo. Prendo sempre tre gusti, fumo un cono gelato. Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato. La tua ragazza si scioglie come un cono gelato. Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato. Al collo il fior di latte, sono un cono gelato. E sto pensando solo ai soldi, giuro sono malato. Ti se vogliono mio fratello, color cioccolato. In questa merda sono il plebe, baby, chiamami Lapo. Ho 10 grammi su un piatto nero. Oh, 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 questo è pericolosissimo. Cazzo! No! Fanculo, come solo erba non mi trovo. Questa weed me l'ha portata, non si può dire perché non sniccio. Sono un infame bitch. E non ti dico chi mi rifornisce, perché sennò lo vai a prendere a casa. Perché penso sia il più importante. Desiderata penso di essere una Gangway. Oggi siamo con il king dello swag, di Formichetti, vero swagger, personal swagger della gang, DPG 777 Roma Centro. Tutti i nostri outfit, tutta la nostra merda sui nostri video, la nostra merda vera, sempre di Formichetti. Una volta ho sentito Super Saiyan di Tony e tipo, ho detto mica zio spacca. Oh. Poi mi ha fatto il fatto che diceva un vesto sportivo e ci va le maglie sportive. Diciamo che secondo me è moda fast food, cioè un giorno questo è figo, domani fa cagare. Come tutto quello che ci mettiamo. Cioè una volta che metti un capo, secondo me, due volte, finito. Io passo subito un altro, i trend cambiano ogni mese. Ti devo dire una cosa profonda dal cuore? Gucci. Scusa, a te quando è che hai iniziato a sfoggare le medie? Io devo andare bambino, bro. Tipo in quarta elementare mi portavo due scarpe a scuola perché con un paio che giocavo a ricreazione e con l'altra ci sfoggavo in classe. Sì. Terza elementare, bitch. Soldi per strada, soldi nei video, soldi con la musica, soldi con la droga, soldi con le beneficenze, soldi con tutto, bitch. Siamo la new wave. Allora, una volta sono entrato da Fendi, là a Palazzo Fendi, che non l'avevo ancora rivisto dopo che l'avevano ristrutturato. Ed è entrato un fan, vabbè, ci siamo fatti la foto così, e la commessa mi fa, ah, ma allora siete voi quelli della Dark Polo Gang? Perché qua vengono sempre tutti qui a chiedere i pompon, i borsellini, e questo e quest'altro come la Dark Polo Gang. E tutti sti commessi non capivano, no? Là mi sono proprio accorto che la gente comunque followava i nostri trend, la nostra follia. Gloria agli scoletti d'arco, volevo bene, raga. Ti volevo bene. Ehi.
Yeah, bro.